manifestazione, dico grande soddisfazione oggi per questo corteo per tutto. È stata una giornata straordinaria, una giornata ricca, dove più di un migliaio di persone hanno partecipato, hanno riempito il corteo. È stato un corteo che più che un corteo è stato veramente uno spettacolo itinerante, arricchito da giocolieri, da artisti, da uomini dello spettacolo della provincia bellunese. È stata veramente una giornata storica e straordinaria per questa città. Una giornata anche arricchita da iniziative che abbiamo fatto contro la centrale Camolino Busche. Abbiamo attaccato uno striscione davanti alla sede di ENEL, che è una delle due società che vuole costruire questa mega centrale, questa mega opera che prevede 11 km di condotta che attraversano quattro diversi comuni. Una mega centrale che non serve a nessuno se non a chi la sta proponendo. Una mega centrale che i cittadini hanno rifiutato con un referendum in uno dei comuni, con enormi assemblee pubbliche. E anche oggi la gente è scesa in piazza con noi, con il Comitato Acqua Bene Comune, per dire che vuole una gestione pubblica e partecipata del servizio idrico. Oggi veramente il Comitato ha dato prova veramente di essere un soggetto importante per questa provincia, con migliaia di persone alle spalle che rivendicano il diritto, insomma, di difendere il proprio territorio, che amano il proprio territorio e soprattutto vogliono che il referendum del 12 e 13 giugno venga rispettato.